tutti dobbiamo apprezzare la pace quando la godiamo, perché non è che possa essere data per scontata, perché nel mondo c'è tanta gente che non godono questa fortuna. E invece è volontà del Signore che tutti godiamo la pace, e allora dobbiamo fare sforzi, perché la pace ha delle condizioni, no? E senza giustizia diventa una pace falsa, e allora dobbiamo lavorare per mettere le basi di una vera pace duratura. Un messaggio forte e preciso, quello che il Vescovo Emerito di Hong Kong, Joseph Zen, ha voluto dare alla nostra comunità in occasione della sua partecipazione al Festival Fare la Pace, dove ha raccontato ad una sala gremita la sua storia di partecipazione e sostegno in prima persona alla protesta per difendere la democrazia e i diritti del suo popolo, cercando sempre però di non alzare nuovi muri nel dialogo fra Chiesa e governo cinese. Il cardinale Joseph Zen è definito la coscienza di Hong Kong, spesso è sceso in piazza per sit-in, per manifestazione, è una testimonianza molto, molto bella, credo importante, preziosa, che riguarda non soltanto Hong Kong, ma anche la Cina stessa. Pace, che ha sottolineato poi il cardinale Zen, può essere edificata anche con la preghiera e le nostre buone e corrette azioni. Noi fedeli abbiamo un mezzo efficacissimo per aiutare, che è quello di pregare, no? E poi, vivendo da onesti cittadini e da buoni cristiani, io penso che nel nostro piccolo ciascuno è costruttore di pace.